Operatori turistici ed imprenditori di vari settori si sono ritrovati ieri al McPherson Hotel per chiedere con forza l'apertura dell'aeroporto di Ponte Cagnano. L'iniziativa, che ha visto la partecipazione anche di esponenti istituzionali, ha avuto l'obiettivo di porre l'accento sulla necessità di arrivare ad una piena funzionalità dello scalo, al fine di garantire il rilancio e lo sviluppo dell'intero territorio. L'aeroporto è indispensabile, strategicamente noi abbiamo bisogno dell'aeroporto, abbiamo bisogno perché la nostra area ha un tale valore in termini turistici, ha un tale valore in termini anche di possibilità anche di crescita, di sviluppo. Noi oggi, io ritengo e penso che l'aeroporto è l'opera principale strategica per far decollare un territorio come il nostro, e noi come parco siamo ancora più interessati, perché oggi ci aprirebbe delle nuove prospettive, perché oggi nell'area parco, io voglio ricordare, il Parco Nazionale del Cilento, Vallone degli Alburni, rappresenta un po' tutta l'area sud di Salerno, ben 80 comuni più i 15 comuni dell'area contigua, è un parco con 4 riconoscimenti UNESCO, è un parco che in termini di paesaggio, natura, ambiente non è certamente secondo a nessuno. Allora noi, avendo un patrimonio così importante, così di grande pregio, e abbiamo bisogno ovviamente anche della comunicazione adeguata. Oggi uno dei problemi seri, oltre a quello della viabilità che abbiamo nei nostri territori, è quello della mobilità. La mobilità, quando parliamo del trasporto aereo, per il turismo oggi è strategicamente fondamentale. Oggi Napoli ovviamente è un po' più distante da noi, ma non riesce a compensare anche la domanda che c'è nei NOL per quanto riguarda la nostra regione, e diventeremo anche un punto di riferimento per tutta l'area sud di Salerno. L'aeroporto è aperto, non ha la concessione totale per la quale stiamo aspettando da un po' di tempo. C'è questa raccolta firme di tutti gli imprenditori per un sollecito importante? È un momento oggi importante perché si dà contezza che l'aeroporto è funzionale ad uno sviluppo della realtà territoriale, economica, ma soprattutto per il turismo. Turismo, infrastrutture, questa zona ha bisogno anche di creare posti di lavoro? Certo, e sicuramente l'aeroporto potrà contribuire in maniera significativa a dare una risposta a questa domanda.